Ciao amanti dell'intrattenimento multimediale. Io sono Furlo ed oggi parleremo di un gioco strabello che dovete conoscere. E se non lo volete conoscere, perdete immediatamente 5.000 punti amicizia Furlo che... Ciao Mister Holocaust. Chi non tromba a Capodanno non tromba tutto l'anno. Ok. Duke Nukem 3D. Se cercate un classico sparatutto nudo e crudo, ironico, super maschio e sudato, allora dovete giocare a Duke Nukem 3D. Trama. Siete Duke Nukem, un tizio palestrato ed incazzoso che ha salvato più volte la Terra dalle numerose invasioni aliene. A questo giro gli alieni vogliono rubare le donne dalla Terra. Oh no! Benché io sappia bene che le femmine sono roba da gay e che è molto più virile la doccia con i compagni del calcetto, Duke Nukem parte in quarta a rompere culi intergalattici e a salvare la giornata. Il gameplay è fluido come... una cosa fluida. Il giocatore potrà spostarsi nella mappa con il WASD e con il movimento del mouse. Inoltre, premendo Caps Lock, è possibile abilitare o disabilitare la modalità corsa. Oltre a questi movimenti base, è possibile saltare, accovacciarsi, nuotare in su, nuotare in giù, volare in giù quando indossi il jetpack, interagire con porte, interruttori, nonché utilizzare oggetti consumabili, quali jetpack, ologrammi, stupidi mostri, maschere subacquee, medikit portatili, eccetera, eccetera. Duke Nukem 3D rappresenta un grande spartiacque nel genere sparatutto. Uscito nel 1996, Duke Nukem 3D è fra i primi titoli ad avere una meccanica di gioco con innovazioni rivoluzionarie per il tempo, quali piani inclinati, settori mobili, luci colorate e la possibilità di alzare e abbassare lo sguardo. In realtà questa roba l'ho letta da Wikipedia. Però la spaccio per mie competenze tecniche quando voglio fare colpo sulle ragazze. Insomma, è un titolo con un'atmosfera molto particolare e molto variegata. Si esplorano tantissimi ambienti, come cinema a luci rosse... Cinema a luci rosse, bagni pubblici, bracci della morte, basi spaziali, astronauti... Bello perché è pieno di sangue. Sì, ecco, è... Pieno di sangue ovunque. Puoi far esplodere in mille pezzi le creature aliene, in molti modi diversi. Il mio divertimento consiste nel sostituire mentalmente l'immagine dei nemici con quella di persone con cui condivido la mia quotidianità. Duke Nukem 3D può vantare di una grafica che non era affatto male per il lontano 1996 e che, combinata con l'ottima colonna sonora, riesce ad immergere anche il giocatore più spaccapalle. Informazioni utili! A cura di Furlo! Lo sapevi che nelle nuove versioni di Duke Nukem 3D puoi scegliere se giocare con la grafica a immagini bidimensionali o con quella poligonale fatta appositamente? Tu, quale preferisci? A. Quella bidimensionale. B. Quella a poligoni. La soluzione del quiz fra pochi istanti. Rieccoci ragazzi! Se hai scelto A... Sei una nullità per molti altri motivi, ma non per questo. Se hai scelto B... Tuo zio è un coglione. È una cosa da sottolineare che questo titolo riesce a definire con pennellate rapidissime l'atmosfera dell'universo Duke Nukem. Perché è pieno di sangue. Sì, ma anche per i personaggi non giocabili. Oh no... Cavolo, questa parte del gioco mi dà troppo fastidio. Cos'è? È che ci sono queste donne rapite dagli alieni e vengono intrappolate. Se ti avvicini e premi il tasto azione, però ti chiedono di ucciderle perché a quanto pare non le puoi liberare. Kill me. Però io non ce la faccio mai a farle fuori.
Mi piace pensare che poi si potrà tornare indietro e salvarle. Ah, cazzuola. Devo ricordarmi di staccare il telefono quando faccio il figo su internet. Mr. Holocaust, pensi tu alla recensione? Sì? Ok. Pronto? Ehi. Non c'è nessuno? Insomma, amici, Duke Nukem 3D è un gioco da avere assolutamente, da giocare e da rispettare. Procuratevene subito una copia e non ve ne pentirete. Odio, odio. Oh no, di nuovo. Oh,